mais bonito. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei. Abbiamo Celso Coppio, artista, abbiamo Dario Gai, che conoscete, cantante, e poi la nota stonata che sono io, nel senso che io, cioè, cosa volete che vi dica? Non sono né critico musicale né critico d'arte, navigo un po' in Wikipedia tanto per fare un po' di figura su alcune parole. Celso Coppio, iniziamo da te, artista brasiliano molto noto nel tuo paese. Ci dici quali sono i colori del tuo paese? Beh, il Brasile penso che sia il paese proprio dei colori, perché il Brasile non è un paese, posso dire che il Brasile sia un vero continente, tanto è grande. E proprio così, nel sud, la parte più europea del mio paese, poi c'è la parte centrale e poi c'è la parte nord-ovest, che è la parte più esotica del mio paese. E sono appassionato dei colori, ho dipinto tanto in Brasile, tanto. Il Brasile mi piace tantissimo, non solo perché sono nato lì, perché veramente il Brasile è un paese molto, molto ospitale. E essendo io un pittore della luce, così come mi hanno classificato come il pittore della luce, non potevo fare a meno che dipingere così il mio paese. Ho già dipinto il Brasile da nord al sud e sono molto felice. Dario, chiedo a te quali sono i colori della tua musica? I colori sono tanti, sono tutti colori dell'amore innanzitutto, perché la mia musica parla soprattutto d'amore. Amore inteso in tutte le sue sfaccettature, amore per l'arte, amore per la musica, amore passionale, amori infiniti. Già l'amore è un caleidoscopio di colori. Poi in questo caso specifico i colori sono proprio il matrimonio tra l'arte figurativa e la musica. Molte cose di questo percorso attuale sono nate proprio in simbiosi, no? Per uno scambio veramente di idee. Cioè, ci sono stati dei suggerimenti da parte sua sulla musica e anche qualche piccolo suggerimento da parte mia su delle opere in essere, non so, siamo trovati insomma a scambiarci delle idee. E quindi c'è anche in bianco e nero comunque la musica, non è soltanto a colori, ci sono anche dei momenti in bianco e nero, dei momenti bianchi, dei momenti grigi e anche molti momenti neri. Celso Coppio è un fan prodigio per quanto riguarda l'arte. Io ho letto con una fatica traducendolo nel portoghese che lui all'età intorno ai 6-7 anni, non so se ho tradotto, se ho capito bene, rubava i colori del trucco della mamma e faceva sulla carta del sacchetto del pane i primi disegni, e da lì era più forte di lui 6-7 anni, vero così? No, a meno, mamma mia, è terribile. Quindi è una sorta di cosa che gli nasce dentro, quasi con la nascita, e che poi trova sviluppo. Poi tu, come dire, dai trucchi passi alla scultura anche, provi diverse tappe di espressione artistica, però ti definisci un artista figurativo. Io in Brasile sono conosciuto come il pittore delle nature morte. Ma io francamente non so perché si dice nature morte, perché le nature morte sono proprio vive. Ma non posso dirvi che sono un pittore classico al 100%, perché un artista deve almeno far vedere al pubblico che conosce tutto sull'arte, però uno che non riesce a studiare come se fosse un conservatorio, uno che non riesce a studiare l'arte dall'inizio e cominciando dal classico, non si può
dipingere un astratto, perché per dipingere un astratto è una cosa difficilissima, perché l'astratto viene proprio dal cuore, no? Non è una cosa, il classico, la natura morta, un paesaggio, c'è sempre quell'argomento, cioè, che si vede, insomma, e che si fa un'interpretazione, ma l'astratto no, l'astratto viene proprio da dentro, e mi piace anche l'astratto. Lo faccio un piccolo studio dell'arte astratta e ho sviluppato un po' anche l'arte astratta. Questa volta qua in Italia mi ha portato nessun dipinto, nessun capolavoro in questo argomento, ma insomma sono conosciuto proprio come un pittore classico e mi piace il classicismo. Riprendo la parte finale dell'intervento di Dario, che parla un po' della collaborazione, però è come dire, l'incontro con Cesso ti ha portato ad approfondire una musica, se vuoi ancora latina, ma lontana da noi, quella del Sud America. Ci vuoi parlare cosa ha rappresentato dal punto di vista musicale l'incontro con Cesso e cosa hai scoperto di più in questa musica sudamericana? Devo premettere che io ho sempre amato molto la musica, più che la musica latina, la musica brasiliana, perché la musica brasiliana è una cosa a parte, non è annoverabile nel No, dico perché non è da considerare musica latina, perché è proprio un genere assolutamente a sé. Se parliamo, non so, di autori come Di Gervan, che è uno molto moderno, molto rock anche, Vinicius de Moraes, per esempio, sono, anche se sono totalmente diversi, come dire Vasco Rossi e Milva, no? Però hanno in comune un'anima. Amavo già molto la musica brasiliana, ma non l'avevo mai approfondita, ovviamente l'amavo dall'Italia, e ascoltando quello che riuscivo ad ascoltare. Poi, conoscendo Cesso, ho avuto una grande opportunità di approfondire, perché io l'ho sempre amata, quindi ho fatto un incontro che il destino mi ha messo davanti, perché comunque lui ama moltissimo la musica, e la bella musica. La musica ci ha fatto incontrare, perché questo è stato il movente del nostro incontro web, innanzitutto, perché ci siamo conosciuti in Facebook. E quindi lui mi ha fatto conoscere alcune canzoni che mi mandava e che mi piacevano così tanto che avrei voluto cantarle. Però ho conosciuto grandi autori, tipo Ivan Lins, tipo Silvio Cesar, anche cantanti che non conoscevo, Maria Bethania, grandissimi artisti che qui hanno avuto poco esito, non sono neanche venuti mai in Italia alcuni di loro. Querer te ver, talvez se eu fosse capaz,
aperto da chio, tardi mai, lembra di me. Sempre si casava qua, e poi giocava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe pouco de prazer em sofrer, querer te ver. Talvez se eu fosse capaz, perto daqui, oh, tarde demais. Lembra de mim. Usciamo su un aspetto della tua vita, direi, dal quale devi dirci qualcosa. Tu nasci a San Paolo e poi per caso vai a Curitiba, in realtà doveva essere un soggiorno molto breve, e decidi di rimanere in una città che, se ricordo bene, mi dicevi, ha una tradizione europea e occidentale molto più forte rispetto al Brasile. Questi spostamenti geografici sono delle coincidenze di momenti storici o dal punto di vista artistico ti hanno lasciato qualcosa? Io penso che tutti e due, perché Curitiba è la città più europea del Brasile, perché ci sono tanti immigrati, degli immigrati polacchi, italiani tantissimo, spagnoli. Allora Curitiba è diventata la capitale europea del Brasile, anche rispetto al clima, perché è la capitale più fredda del Brasile. D'inverno abbiamo le temperature che scendono sotto lo zero tranquillamente, e d'estate salgono più di 30-35 gradi. E poi quando sono andato a Curitiba per la prima volta, questo nel 1973, avevo una cugina che abitava lì e ha detto: Celso, vieni a farmi una visita. Ho preso l'aereo, sono andato e mi è molto piaciuta la città, una città veramente con molti parchi, molte aree verdi. Mi sono veramente appassionato della città. Ho detto per me stesso: magari un giorno verrò a vivere a Curitiba. Era un sogno per me. E sono riuscito ad avverarlo questo nel 1978, quando ho preparato una mostra personale e la padrona della galleria mi ha detto: la prima volta che ho venduto veramente tutti i quadri erano 85 quadri, ho venduto 84, c'era solo uno che non avevo venduto, e quando impaccavo quest'ultimo quadro
è entrata alla galleria una mia amica, cioè oggi è mia amica, si chiama Vera Laufer, e lei ha detto, Nini, che lavora nella galleria, ho sentito dire che c'è un pittore di San Paolo che espone, sono venuta a visitare la mostra. La padrona galleria ha detto: ma purtroppo la mostra è finita, lui ha venduto tutti i quadri, c'è solo questo qua. Allora questo è mio. E ha comprato l'ultimo quadro. E dopo questo ho detto: no, non posso fare a meno che vivere a Curitiba. Prima perché la prima volta che ci sono stato mi è molto piaciuta, poi vendere 85 quadri in un periodo di meno di un mese, beh, vabbè. E quando ho fatto il trasloco per Curitiba, ho vissuto in un appartamento piccolissimo, modesto, piccolissimo, dove c'era il mio atelier, il mio studio. Mamma mia, che freddo che faceva, perché era inverno in pieno, anche il tè in cucina congelava. E allora, in quell'epoca, io ero conosciuto come il pittore delle marine, dei paesaggi, no? E con quel freddo, mica possibile di uscire all'aperto per dipingere dei paesaggi. Allora io mi mettevo tutto imbrogliato così in una copertina di lana con un buco dove mettevo la mano per prendere il pennello e la tela e così dipingevo le nature morte, no? E allora è così. Oggi vivo a Curitiba. Mi piace tantissimo l'Italia, ho tantissimi amici qua dal nord e dal sud, posso dire anche che conosco l'Italia dal nord, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, ho fatto praticamente tutto, conosco l'Italia come molti italiani non la conoscono. Sicuramente.